perché la modalità di sottoscrizione dovrebbe Non essere usa quella. mezze misure né le manda a dire il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato al sindacalista che lo accusa di fare parate, che un sindacato, sol perché non invitato né presentatosi al tavolo di sindaci, CGIL e diocesi, faccia sentire la propria voce indispettita, non lo legittima a discreditare la nostra azione, soprattutto per il DEA di secondo livello e per il potenziamento del personale. Accusarci di fare parate significa smentire i dati e quanto è stato fatto a Pozzuoli o altrove. Parlare così per evidenti ragioni di protagonismo della propria sigla sindacale e rivalità nei confronti di altre è una posizione masochista che lascia il tempo che trova. Lo invitiamo pertanto ad affiancare la nostra battaglia per i cittadini. Diversamente, da oggi sapremo chi è con e chi è contro questa battaglia per la tutela della salute nella difesa del territorio. La nota del CISL del sindacalista Antonacchio appare con tutta evidenza indispettita, provocatoria e quantomeno inopportuna, perché dire che i sindaci e la CGIL su questo stanno facendo una parata e chiacchiere è una cosa davvero di cattivo, cattivo gusto ed è evidentemente il frutto della mancanza, dell'assenza della CISL al tavolo di concertazione che vede 13 sindaci insieme, la principale confederazione sindacale e l'avallo morale, possiamo dire, della stessa diocesi vescovile. È soprattutto inopportuna perché rischia di rompere un fronte importante, non tanto, come egli dice, per la realizzazione del nuovo plesso ospedaliero, ma per come abbiamo detto più volte, soprattutto per il riconoscimento di DEA di secondo livello e per il potenziamento del personale all'interno del DEA attuale. Quindi una mancanza non giustifica un atteggiamento di questo tipo, che è controproducente, che è contro oggettivamente l'interesse dei territori della nostra gente, che è quanto ci è stato rassicurato qualche anno fa dallo stesso Presidente della Regione. Allora io non penso che siano tutti incompetenti o facenti chiacchiere, cioè 13 sindaci, la sigla sindacale, l'impegno della diocesi, la Regione allorquando assunse questa disponibilità. È evidente che è una posizione polemica che invito il sindacalista in questione a dismettere per non rompere un fronte importante, a evitare la ricerca di protagonismi individuali e personali, perché questo non è contro i sindaci o contro una sigla sua collega, ma è contro il territorio, è contro la popolazione nostra che soffre le difficoltà evidenti di una sanità che ha ridotto nell'agro nocerino le sue prestazioni.